Quindi oggi prepariamo un bel hamburger gourmet in versione Casabaio. Formazione degli ingredienti: prezzemolo, uovo, aglio, peperoncino, scamorza affumicata, cipolline, cime di rapa, zucchero, sale, olio, aceto, panino per hamburger e il bomber della ricetta, carne trita di manzo. Per prima cosa prepariamo le nostre cipolline in agrodolce. Le tagliamo grossolanamente. Aggiungiamo un po' di acqua in un pentolino. Aggiungiamo un po' d'aceto, un paio di cucchiaini di zucchero, chiudiamo con coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso. Pronti per la seconda preparazione, le cime di rapa. Accendiamo un secondo fornello, pentolino a riscaldare, un po' di olio. Le nostre cime di rapa, diamo una tagliata così veloce e le mettiamo nel pentolino. Dopo aver coperto le cime di rapa con un coperchio, passiamo alla preparazione dell'uovo all'occhio di bue. Altra padella sul fuoco, la girata d'olio, uovo dentro, 2-3 minuti. Aggiungiamo un pizzico di sale su tutto. Quando l'uovo è ben dorato, spegniamo il fornello e lo lasciamo lì. Adesso ci occupiamo dell'hamburger, potete comprarlo già fatto oppure, come facciamo noi oggi a Casabaio, comporlo per quello che vi piace di più. Quindi, bar, aggiungiamo oltre alla carne trita anche il prezzemolo, il peperoncino e l'aglio. Chiudiamo la revisione e andiamo avanti. Iniziamo tritando il prezzemolo molto finemente. Aggiungiamo l'aglio. Aggiungiamo il peperoncino, continuiamo a tritare tutto insieme. Carne trita, mettiamo tutto dentro. E con una forchetta schiacciamo il composto, aiutandoci con un coppa pasta per comporre il nostro medaglione. Hamburger pronto per essere cotto. Padella sul fuoco, olio. E mettiamo l'hamburger sull'olio ben caldo. Dopo 2-3 minuti di cottura giriamo il nostro hamburger, liberiamo il fornello togliendo l'uovo che ha fatto una bella crosticina sul fondo ed è pronto per il nostro hamburger, e mettiamo il pane a scaldare. Mentre il pane si brusca, tagliamo un pezzettino di scamorza, non troppo spesso, lo mettiamo sull'hamburger. Uovo pronto, pane bruscato, cime di rapa pronte, cipolline anche e anche il nostro hamburger con la scamorza sciolta. Quindi siamo pronti per impiattare. Pane. Le cime di rapa le mettiamo sotto. A seguire hamburger e scamorza. Uovo, cipolline in agrodolce, ultima fetta di pane alla fine. Eccolo qui, l'hamburger di Casabaio. Adesso ce l'andiamo a mangiare davanti alla partita. Triplice fischio. Rivediamo tutti i passaggi della ricetta per l'hamburger gourmet di Casabaio. Abbiamo messo a bollire le cipolline con un dito di aceto e due cucchiaini di zucchero. Abbiamo pulito le cime di rapa lasciando solo le foglie e le abbiamo messe direttamente a soffriggere nell'olio. Poi abbiamo cotto un uovo all'occhio di bue e messo un pizzico di sale a tutte le preparazioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto scendere in campo il nostro bomber, la carne trita di manzo, alla quale abbiamo aggiunto prezzemolo, aglio e peperoncino. 3 minuti per lato a cuocere nell'olio ben caldo e abbiamo aggiunto una fetta di scamorza affumicata coprendo con un coperchio. Nel frattempo abbiamo tostato il panino e per finire abbiamo composto l'hamburger con cime di rapa, medaglione di carne con la scamorza sciolta, l'uovo all'occhio di bue e le cipolline in agrodolce.